Che si tratti di oggetti per la casa, tessuti, bigiotteria o accessori per la cucina e la persona, il punto di partenza e la fonte di ispirazione è sempre la materia. Legno, vetro, metallo o anche plastica che a HOMI, fiera internazionale dedicata alla casa e agli stili di vita, è celebrata con nuovi approcci al design, che sposano tecnologia e artigianalità. Ne è convinto anche Fabrizio Curci, nuovo amministratore delegato di Fiera Milano, che debutta con una rassegna erede del MACEF, che considera un po' il modello delle fiere che vorrebbe. Capaci cioè di presentare prodotti nel loro contesto naturale. È un bellissimo esempio di come l'evoluzione può veramente trasformare il prototipo di un evento che è già positivo per storia, lo fa modernizzare, aiuta a generare condivisione, come abbiamo detto, tra imprese, giovani, design, quindi l'industria. E i giovani che si affacciano all'industria, per cui è l'evoluzione di un formato che secondo me ha veramente qualche cosa di magico dentro. In questa ottava edizione di HOMI sono infatti in mostra anche 39 prototipi progettati da designer under 35 che hanno vinto la Design Competition, un'iniziativa della Regione Lombardia in collaborazione con ADI e Union Camere che per l'assessore lombardo allo sviluppo economico Mauro Parolini dà una spinta fondamentale ai giovani creativi. Non ci limitiamo a selezionarli, gli affianchiamo un tutor che è sempre un designer affermato e un'impresa che li accompagna nella creazione del prototipo. Insomma, un modello che sta funzionando bene, che ha aiutato in questi anni oltre 250 giovani designer a farsi conoscere. Alla fiera partecipano 1.370 espositori, di cui il 34% stranieri, provenienti da 37 paesi. Quanto ai visitatori, l'obiettivo è quello di aumentare la quota di buyer in arrivo dall'estero, attratti in questa edizione anche dai 2 giorni di accavallamento con MIPEL e MICAM, saloni degli accessori e delle calzature ai quali si potrà accedere con lo stesso biglietto di HOMI.